Ok, buon pomeriggio a tutti e a tutti, come Friday for Future Action Group, per essere qui con noi in un incontro di Voce alla Scienza, Palinsesto e Prodica. È una serie di incontri di divulgazione scientifica sulla crisi climatica e ambientale. Inizialmente questi incontri erano stati fatti nella nostra città di Asti, ma come l'emergenza Covid è peggiorata, abbiamo deciso di svolgerli comunque, ma online. Questo ci ha permesso di avere con noi importantissimi relatori provenienti da Torino, da Milano e da Foggia. Noi ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità tutti i relatori aderiti al corso e soprattutto coloro che hanno reso possibile la realizzazione del corso. E vogliamo citare la Commissione Pastorale Sociale del Lavoro, altri tasti, Forum Salviamo il Paesaggio e Stop al Consumo di Territorio. E ora passiamo la parola a Luca Chiusano dell'Osservatorio per la Sostenibilità nella. Ciao a tutti, mi sentite? Fate un cenno di... Ok, grazie. Sì. Allora, perfetto. Buongiorno a tutti e grazie a chi mi ha ceduto la parola. È un grande piacere essere qui oggi insieme a fare questo primo, a fare il lancio di questo bellissimo corso che è, possiamo considerarlo nella sua seconda edizione perché noi di OSA già l'anno scorso abbiamo collaborato con i ragazzi di Friday. Ad un primo corso che si era tenuto appunto nell'autunno 19 e che aveva visto la partecipazione di noi così, persone che hanno dato vita a questo gruppo che adesso presenterò, che è appunto OSA, l'Osservatorio per la Sostenibilità Astigiano. Quindi sono molto 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 contento che quest'anno si ripeta la collaborazione perché sappiamo tutti che ci troviamo in un momento storico davvero drammatico dal punto di vista sociale, dal punto di vista sanitario ovviamente, ma dal punto di vista ambientale la crisi è veramente all'ordine del giorno. Cito solo, tanto per essere molto anche così casalingo e quotidiano, stavo tornando poco fa da fare la spesa e la macchina segnava 21 gradi al 7 di novembre, io che sono nato 40 anni fa. Mi fa sempre molto, molta impressione vedere 21 gradi all'una e mezza del pomeriggio di un 7 novembre, perché io ricordo che quando ero bambino, il 7 di novembre, normalmente si portavano già cappotti pesanti e giacche molto pesanti. Insomma, è sotto gli occhi di tutti il cambio enorme di clima che abbiamo, di clima, perché le condizioni meteorologiche stanno dentro al clima. Poi, ovviamente, il professor Cassardo spiegherà bene anche tutte queste parti, però è lampante, no? Questo enorme cambio rispetto a quando noi eravamo piccoli. Non voi, perché vedo facce molto, molto, molto giovani, quindi queste facce molto, molto giovani si ricordino che quando noi eravamo piccoli, a quest'epoca qui quasi, quasi nevicava già. Quest'anno mi sembra che si vada di nuovo nella direzione di avere un inverno non inverno. Ne parlavo poco fa con un mio amico che è un super appassionato e conoscitore del meteo. Mi diceva che il vortice polare, quindi giro già la domanda al professor Cassardo: il vortice polare è di nuovo chiuso come negli ultimi 5-6 anni e sembra che questa sia un po' la direzione anche dell'inverno 2020-2021, e quindi anche quest'inverno con grande probabilità non vedremo temperature alle quali eravamo abituati e quindi precipitazioni nevose o un inverno degno di questo nome. E quindi la divulgazione scientifica su questi temi del rapporto tra uomo e natura, secondo noi, è assolutamente fondamentale per cercare di elevare la conoscenza media di queste tematiche, perché fuori di qua noi siamo un gruppo di persone che ha a cuore queste tematiche, quindi parlo delle persone illuminate e non devo convincere loro. Invece, però, noi dobbiamo convincere ed essere, diventare dei semi che convincono o che cercano di far lievitare la pasta per un cambio che non è più procrastinabile, che non è più, come dire, che non è più esatto, non si può più attendere. Dobbiamo essere noi i primi attori che cercano di promuovere questo cambio di rotta perché viviamo in una società che consuma troppo velocemente le risorse, che non è dentro ai confini del sistema e della capacità portante degli ecosistemi, e una sola specie nel pianeta, tant'è che oggi
la Commissione Stratigrafica Internazionale sta valutando di chiamare questa era geologica come antropocene, una sola specie sta impattando in modo mai visto sul pianeta, e quindi siamo veramente responsabili di una situazione drammatica. E la pandemia si inserisce in questo contesto, per cui corsi come questi sono fondamentali, e con grande coraggio, con grande slancio, vi chiedo di essere il cambio che dobbiamo vedere nel mondo e di farci gli enzimi, un po' questi enzimi che fanno avvenire questa reazione di cambio. Io mi taccio e ascolterò con grande interesse il professor Cassardo, a cui poi verrà ceduta la parola, per cui restituisco la parola a chi me l'ha data, non so se era Elisa o chi per Esta, scusate, o chi per Ella, e vi ringrazio ancora, grazie. Brevemente, prima di cominciare, vi ricordiamo che gli incontri si terranno tutti i sabati dalle 15 alle 17.30, sempre sulla piattaforma online di Meet, e verranno registrati e conseguentemente programmati sui canali del Fridays. Adesso apriamo il corso parlando di emergenza climatica e passiamo la parola a Claudio Cassardo del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Allora, buongiorno a tutti, vi chiedo subito se mi sentite. Ok, sì. Perfetto. Allora, devo parlarvi di emergenza climatica, ma visto che mi è già stata fatta una domanda, faccio una condivisione di tutto lo schermo e... Non so, riuscite a vedere? Io non vedo voi adesso, in questo momento. Spero che vediate una fotografia. Si riferisce al 27 di ottobre del 1979, quando ci fu una piccola nevicata precoce nella città di Torino, e questi sono gli alberi della città che avevano ancora le foglie sopra. Era un'altra epoca praticamente. Faceva già molto più fresco, però a fine ottobre ancora gli alberi avevano le foglie, non dico verdi, ma attaccate alle piante, e questo mandò in crisi tutta la città, perché gli alberi furono piegati in questa maniera qui, quindi tutte le linee tranviarie semidistrutte, e soltanto 5 cm di neve bagnata fece questo disastro. Quindi nevicate in passato potevano avvenire anche a ottobre, anche se fece abbastanza notizia questa nevicata in questa giornata. Adesso sicuramente fa molto più caldo, anche se episodi freschi non sono mancati. Anche nello stesso mese di ottobre abbiamo avuto qualche episodio fresco, ma si tratta ormai soltanto di episodi. Allora, oggi vi parlo di emergenza climatica. Il titolo è in realtà vuole sottolineare la parte più importante di quello che vorrei raccontarvi, ma in realtà vi parlerò anche un pochino di meteorologia per quanto riguarda la parte modellistica, perché il clima del futuro lo studiamo con i modelli, e per la parte atmosferica i modelli sono gli stessi che si usano per le previsioni del tempo, quindi vi vorrei raccontare cosa sono questi modelli. Spero che vediate bene le slide. Allora, io sono del Dipartimento di Fisica Università di Torino, che è dalle parti del Valentino, per chi è pratico della città. E vi vorrei raccontare questi argomenti. Prima, parlarvi di cambiamento climatico, e a me piace sempre farlo facendo vedere subito i dati, perché i dati sono oggettivi e non si bara con i dati. Quindi vediamo che cosa ci dicono i dati, e partiamo anche dalla definizione stessa di clima. Vi faccio vedere quella che è la mia prima slide di tutti i corsi che faccio, in cui parlo della distinzione tra clima e meteorologia. Poi vi parlerò appunto dei dati, vedremo che c'è un cambiamento climatico e cercheremo di capire quali sono le cause e cosa ci aspetta nel futuro a varie scale. Poi vedremo alcuni effetti. Io vorrei comunque limitare il mio discorso a un periodo di tempo corto, per cui vi posso soltanto far vedere alcuni cenni sugli effetti. Potrei fare un seminario soltanto sugli effetti intero.
Visto che siamo in Piemonte, dove la parte monte del nome della regione vuol dire montagna, vedremo anche qualcosa sulle montagne, che sono delle vere e proprie sentinelle del clima perché amplificano i cambiamenti climatici. Vedremo anche un cenno sull'inquinamento atmosferico, e qui già immagino molte facce che in questo momento non vedo, ma sorprese, perché uno potrebbe chiedersi cosa c'entra l'inquinamento atmosferico col clima. Vedrete che c'è un qualcosa che lega i due aspetti. Parleremo anche di effetti sul bilancio idrico. Poi l'intermezzo a sorpresa, in realtà l'avevo pensato se ci fossimo visti dal vivo, perché avevo voglia di fare un intervallo con un piccolo esperimento, ma via video non viene bene, per cui lo saltiamo. E poi vedremo la parte sulla modellistica, perché vi voglio raccontare qualcosa sui modelli, che cosa sono i modelli, in maniera tale che poi possiate ritenerli credibili per quanto riguarda le proiezioni del clima. In realtà vi farò vedere i risultati dei modelli prima e poi dopo parleremo più avanti della modellistica. Le ultime 7 slide le dedico a questa parte quarta: che cosa fare? Parleremo di adattamento, di mitigazione e di che cosa si può fare sia a livello collettivo sia a livello individuale. Allora, vi avevo promesso una slide iniziale, quella dei miei corsi, è questa. Io inizio tutti i miei corsi facendo vedere la differenza tra clima e meteorologia, perché purtroppo ancora oggi si fa molta confusione. Anche gli stessi giornali, i mass media, i social network fanno confusione tra questi due concetti, tra queste due scienze, se vogliamo. In greco, clima viene da inclinazione, e diciamo l'origine di questa associazione tra il concetto moderno di clima e il significato etimologico della parola sta nel fatto che l'impero macedone si estendeva in latitudine dalle repubbliche baltiche fino all'Africa centrale, e si era notato che l'inclinazione dei raggi del sole al mezzogiorno era proporzionale alla temperatura media, cioè in Africa, dove il sole era praticamente allo zenith nelle ore centrali, faceva molto più caldo, mentre all'estremo nord dell'impero i raggi solari erano molto più inclinati anche a mezzogiorno dell'estate e faceva molto più freddo. E quindi questa inclinazione dei raggi solari è stata messa in relazione con l'andamento delle temperature nel tempo e quindi col clima. Invece, meteorologia è una parola anch'essa di origine greca, l'ha inventata Aristotele, questo signore che ha scritto un libro molto interessante, tra l'altro, chiamato proprio Meteorologica. È stata coniata da lui. Per lui le meteora erano tutto ciò che sta in cielo, incluse quindi le stelle e gli astri, per cui la sua meteorologia comprendeva anche l'attuale astronomia, scienza che poi si è andata separando. Per fare un discorso più moderno, noi possiamo distinguere tempo e clima in questo modo. Il tempo è una fotografia più o meno istantanea delle condizioni che avvengono in un certo momento, in un certo posto. Qui, per esempio, c'è una foto della nostra stazione meteo, quella che abbiamo sul tetto dell'Istituto di Fisica, delle ore 16:06 del 13 ottobre, e questi numeri ci dicono che tempo stava facendo in quel momento sul tetto di fisica. Quindi è una fotografia, fenomeni istantanei. L'ho messo tra virgolette perché in realtà anche un anno fa parte del tempo, cioè il tempo meteorologico non è soltanto il dato istantaneo ogni secondo, ma può essere anche la media mensile, la media annuale, fa sempre parte del tempo. Un anno può essere più freddo dell'anno successivo, nello stesso momento. Per esempio, l'ottobre di quest'anno è stato più fresco dell'ottobre dell'anno scorso. Questa è sempre una variabilità del tempo meteorologico. Poi abbiamo il clima. Il clima si può rappresentare in questo modo.
Qui vedete un grafico in cui ci sono i mesi dell'anno in ascissa e i valori numerici in ordinata. Ognuno di questi, puntini, la media mensile, è una media fatta però non su un anno solo, ma su almeno 30 anni. 30 anni è stata una decisione del, diciamo, dell'Unione Meteorologica, dell'Associazione Meteorologica Mondiale, come compromesso tra un periodo il più lungo possibile e comunque la possibilità di avere più valori nel tempo. Cioè, se io faccio le medie trentennali, devo avere un po' di trentenni per poter confrontare un trentennio con l'altro. Se prendo periodi più lunghi, prendessi per esempio un secolo, dal momento che le osservazioni meteorologiche a scala globale le abbiamo da non più di due secoli, avrei soltanto due punti e sarebbe troppo poco. Quindi il trentennio è il compromesso migliore. Questi punti che vedete sono medie trentennali, quindi gennaio rappresenta la media di 30 gennaio per quanto riguarda le temperature massime, febbraio di 30 febbraio e così via. Così si fa clima. Vi faccio un esempio di utilizzo del clima. Ho messo in relazione due posti quasi agli antipodi della nostra nazione, Torino e Palermo, sono sempre medie delle temperature massime sullo stesso trentennio e possiamo fare subito una comparazione climatica. A Palermo mediamente d'inverno ci sono 15 gradi gennaio e febbraio, a Torino ce ne sono tra 6 e 8, quindi abbiamo un clima molto più freddo d'inverno a Torino. D'estate, se andiamo a vedere luglio-agosto a Palermo tra 27 e 28 gradi e luglio-agosto a Torino andiamo tra 26 e 28 gradi, quindi siamo su temperature abbastanza simili per quanto riguarda l'estate. Quindi Palermo è un posto che è soggetto a un'escursione media annua limitata, sono soltanto 14 gradi tra il mese più freddo e il mese più caldo per temperature massime. Torino ha un'escursione maggiore, clima più continentale. Questa è una semplicissima analisi climatica fatta guardando soltanto due grafici. Possiamo vedere, non c'è solo la temperatura, praticamente tutte le variabili che si misurano in una capannina meteorologica possono, diciamo, permetterci di ricostruire il clima. Un esempio è le precipitazioni, qui non sono medie ma sono cumulate mensili, mediate sui 30 anni, e a Torino individuiamo per esempio il tipico andamento bimodale con due massimi, uno in autunno e quello principale in primavera. L'andamento che avremmo ad Asti è abbastanza simile. E anche Alessandria è soggetto a un andamento dello stesso tipo. Se andiamo a prendere di nuovo Palermo per fare un confronto, cosa vediamo? Se prendiamo gli ultimi tre mesi, da ottobre a dicembre, vediamo che addirittura a Palermo c'è leggermente più precipitazione in media, ma i valori sono molto simili. Quindi abbiamo un autunno e inizio di inverno tutto sommato abbastanza simile tra le due località. Poi però a Palermo le precipitazioni continuano a decrescere da gennaio a luglio, mentre a Torino abbiamo il picco primaverile. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che innanzitutto a Torino piove di più che a Palermo e poi piove di più nel momento giusto, nel senso che in primavera è quando ad esempio le coltivazioni agricole che hanno bisogno di acqua ricevono naturalmente le precipitazioni, almeno in media. Poi d'estate c'è un calo, tra luglio e agosto abbiamo un minimo secondario e non piove tantissimo, considerato che sono i mesi più caldi, c'è molta evaporazione, le precipitazioni non bilanciano del tutto l'evaporazione. Mentre a Palermo però vediamo che le precipitazioni estive sono veramente minime, quindi se io dovessi pianificare delle coltivazioni agricole a Palermo, beh, sicuramente il riso penso che non lo metterei e neanche il mais, che sono coltivazioni che richiedono un sacco di acqua. Devo piantare delle piante
che possano sopravvivere anche con ridotto apporto idrico, altrimenti devo pensare a impianti di irrigazione che però costano sia in termini di costi proprio monetari sia in termini di energia. E poi a Palermo posso piantare piante che non hanno problemi con temperature troppo fredde perché non fa troppo freddo, e quindi per esempio posso pensare ai limoni. Infatti Palermo, la Sicilia, è più famosa per i limoni che per il riso, tanto per fare un esempio. Sembra un discorso abbastanza banale, ma diciamo sono informazioni climatiche che abbiamo fatto guardando semplicemente quattro grafici e guardando solo i valori medi. Qui non abbiamo ancora parlato di varianze, di variabilità tra un anno e l'altro, abbiamo solo guardato le medie, giusto per farvi capire cos'è il discorso climatico. Naturalmente questo discorso si può allargare non soltanto a singole località, ma a regioni o addirittura a tutto il mondo. E quello che è stato fatto, che viene fatto continuamente nei centri climatici del mondo, qui vedete in questo grafico la ricostruzione della temperatura media globale fatta da 6 centri climatici, di cui 3 sono americani, l'ICMWF, quello in Inghilterra, poi ce n'è uno giapponese, insomma, e c'è il CRU che è anche britannico. Allora, innanzitutto io vi ho detto un'inesattezza, ho detto che sono le temperature medie globali, ma queste non sono le temperature medie globali, perché sulla Terra non ci sono 0 gradi di valore medio, ma sono le anomalie. Anomalie è un gergo usato da noi, diciamo, statistici, io mi metto nella categoria degli statistici anche se sono un fisico, per indicare le deviazioni rispetto alla media. Quindi questo zero in realtà è il valore medio calcolato su un certo periodo. Il periodo lo trovate scritto sempre sul grafico. Qui c'è scritto temperature anomalies relative to 1981-2010, e questo trentennio, il trentennio più recente che possiamo usare. In genere si usa sempre l'anno finale, diciamo, multiplo di 10, e quindi dall'anno prossimo noi potremo usare il 1991-2020, ma per ora usiamo ancora questo. Quindi questo è lo zero di riferimento a cui si riferisce appunto questo valore zero, e qui c'è la deviazione di ogni singolo anno dalla media di riferimento. Allora, cosa ci dice questo grafico? Possiamo fare un bel po' di considerazioni. Una è che negli ultimi 40 anni le temperature stanno salendo, sia pure con parecchie fluttuazioni da anno a anno, ma innegabilmente c'è un aumento delle temperature nel tempo. Seconda considerazione è che di nuovo negli ultimi 40-50 anni tutti e 6 i centri che calcolano il valore medio sul pianeta Terra, usando però delle stazioni diverse l'uno dall'altro, perché ogni centro fa le sue scelte su quali stazioni utilizzare. Voi potreste dirmi: perché non le utilizzano tutte? In fondo più ce n'è meglio è, perché non è così semplice, perché non tutti i posti della Terra hanno la stessa densità di misure. Se voi pensate, nel solo Piemonte abbiamo 400 stazioni meteo attualmente, quelle di ARPA Piemonte più quelle del servizio agrometeorologico. 400 stazioni per il Piemonte è una densità altissima, ma in certe zone dell'Africa, in Antartide, nel deserto del Sahara, nel deserto del Gobi, non c'è la stessa densità di dati. Usare densità diverse in posti diversi del mondo non ha senso. Quindi io in realtà vado a campionare dove ce n'è troppe e scelgo una di queste. Per il Piemonte probabilmente in questi database internazionali entreranno una o due stazioni soltanto, e la scelta potrebbe non essere la stessa per tutti e 6. Ciò nonostante, vedete che qui le curve sono praticamente tutte identiche. Quando non sono identiche, il segnale è simile.
Mentre c'è qualche differenza in più all'inizio della curva, quando il numero di stazioni era decisamente piccolo e quindi qui le operazioni che vengono fatte sui dati per renderli rappresentativi ha, diciamo, permesso che ci fosse qualche deviazione, cioè circa 0,1 gradi tra, diciamo, la curva con le temperature più alte e quella con le temperature più basse. Anche quest'area grigia che rappresenta l'incertezza è maggiore alla fine del 1800, mentre adesso, ai giorni nostri, l'area grigia è più piccola di 0,1 grado, quindi questo è l'errore che ci aspettiamo sia associato alle misure. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, l'andamento su tutto il periodo, che permette di identificare grossolanamente, diciamo, quattro periodi. Il primo ve l'ho già accennato, dagli anni 70 a oggi, con l'incremento di temperature. In precedenza c'era stato un ventennio con temperature in lieve calo, diciamo da dopo la Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 70. In precedenza ancora c'era stato un periodo con temperature in aumento, praticamente dal 1900 fino alla Seconda Guerra Mondiale, con una crescita inferiore a quella attuale, ma comunque sempre temperature in aumento. E prima del 1900 abbiamo avuto una fase con ampie fluttuazioni, ma sostanzialmente valori abbastanza stabili. Quindi, diciamo, quattro intervalli di tempo. Adesso facciamo un'altra operazione. Prendiamo uno di questi siti, questo della NOAA, qui è il terzo, la linea rossa, quindi andiamo a prendere uno di questi riferimenti. Questo sito mostra i dati come anomalia non su un trentennio ma su tutto il secolo scorso, quindi dal 1901 al 2000, quindi cambia lo zero, però gli andamenti abbiamo detto che sono gli stessi, e facciamo la classifica. Allora, siamo nel 2020, che però non è finito, quindi in questa classifica abbiamo gli anni dal 2000 al 2019, che sono 20. Guardiamo i primi 20, i 20 anni più caldi sulla Terra. Guardate, sono tutti che iniziano per 2000, 2016, 2019, 15, eccetera. C'è solo un intruso, è il 1998, al decimo posto. Poi, guardando questa classifica, vediamo che il ventesimo è il 2008, che è questo anno qui sostanzialmente questo, e il primo il 2016, che è questo. Evidentemente il 2016 deve essere stato un anno un po' particolare, perché i tre successivi, malgrado si siano piazzati abbastanza bene in classifica, perché il 19 è secondo, il 17 è quarto, il 18 è quinto, il 15 che ha preceduto il 2016 è terzo, quindi diciamo dal 2015 al 2019 occupano i primi 5 posti, e se ci aggiungiamo il 14 occupano i primi 6 posti, quindi sono stati anni veramente molto caldi, però evidentemente il 16 ha avuto qualcosina in più. Evidentemente il 98 ha avuto qualcosina in più anche lui, visto che è l'unico dei precedenti che rientra in questa classifica. Allora uno può chiedersi, c'è qualcosa che è successo sulla Terra che accomuna il 2016 e il 1998? La risposta è sì. È successo un fenomeno molto forte di El Niño. El Niño è un fenomeno di interazione tra la circolazione atmosferica e quella oceanica, che fa sì che nel Pacifico tropicale praticamente si interrompe il rimescolamento tra l'acqua superficiale e l'acqua profonda. Questo che cosa comporta? Comporta che l'acqua superficiale di tutto il Pacifico tropicale sia molto calda, mentre l'acqua profonda rimane un po' più fresca. Essendo che il Pacifico è molto esteso, soprattutto ai tropici, questo influenza la temperatura media globale, che quindi tende a essere leggermente più calda.
Questo è successo nel 2016, in realtà tra fine 2015 e inizio 2017, è successo nel 98, questo è l'indice di El Niño. Il Niño in gergo tecnico si chiama ENSO, dove EN significa El Niño, El Niño in spagnolo vuol dire bambino Gesù, tanto per intenderci. SO significa Southern Oscillation, perché è l'oscillazione del Pacifico meridionale, quindi questo acronimo comunque vuol dire El Niño, tanto per intenderci. Se guardate in precedenza, nel 1982, c'era stato un altro picco, addirittura più alto, cioè El Niño era stato ancora più intenso. E l'82, se andiamo a cercare qua, l'82 è in questa posizione, eccolo qua il picco di El Niño dell'82. Però guardate che cosa succede quando c'è un trend di temperatura così gigantesco. L'82 è stato un anno molto caldo. Se voi andate a vedere tutti gli anni precedenti, il più caldo prima era stato, diciamo, nel 44-45, poi c'è stato l'82. Ma adesso l'82 non c'è più, non è nella classifica dei primi 20 più caldi. Se adesso avessimo un anno come il 1982, sarebbe un anno freddo. Se voi andate a vedere quanto l'82 ha fatto registrare in questa anomalia, è addirittura negativa, è sotto zero. Adesso noi siamo arrivati ad anomalie rispetto a questa media trentennale di 0,506, l'82 era negativo. Questo è l'effetto proprio di questo trend in crescita. Ormai l'82 è un anno freddo, eppure io ho qualche anno in più di voi, e potete anche adesso immaginare la mia età, perché vi dico che nell'82 io ho fatto l'esame di maturità. Mi ricordo che abitavo dalle parti delle colline di Superbia e mi ricordo che in quell'estate ero andato a studiare in cantina, perché trovavo troppo caldo studiare nelle stanze normali. In cantina era un po' più fresco, era insopportabile per me quel calore. Ma adesso mi sono abituato a temperature molto maggiori. Adesso vi ho fatto un discorso parlando delle mie sensazioni sulle colline di Superga, paragonando con le temperature medie globali. Comunque l'82 è stato un anno caldo anche in Italia, per l'epoca. Naturalmente adesso è sparito. Allora, parlare di temperature medie globali va bene, però non è completo come discorso. Adesso vi faccio vedere un filmato e spero che la connessione sia sufficientemente buona per cui riusciate a vedere l'evoluzione. Qui vediamo le temperature come sono distribuite sulla superficie terrestre. I colori sono come i rubinetti: blu vuol dire sottomedia, rosso vuol dire sopramedia. Qui c'è la scala dei colori. Siamo partiti dal 1850. Gli anni stanno scorrendo, voi vedete che i colori dominanti sono sul blu, ci sono delle chiazze ogni tanto gialle e arancioni. Man mano che adesso andiamo verso il 1940, le chiazze dei colori caldi cominciano a essere un po' più dominanti. Poi però dopo gli anni 50 tornano a prevalere le chiazze più bluastre, perché siamo in quel piccolo periodo di raffreddamento dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vi faccio notare, adesso siamo negli anni 80 del 1900, guardate la zona del Polo Nord. Improvvisamente il blu praticamente sparisce e comincia a colorarsi tutto di rosso sempre più intenso. Man mano che negli ultimi anni la scala rallenta un po', quindi vediamo l'andamento dei singoli mesi. Il blu è praticamente scomparso, abbiamo questa chiazza presente sul Nord Atlantico e poi abbiamo ogni tanto qualche chiazza che appare e scompare negli Stati Uniti. Se vi ricordate queste chiazze scure sugli Stati Uniti, sul Canada, che sono apparse negli ultimi 4 anni, sono i momenti in cui Trump scriveva sui tweet: «Ah, io ho freddo, ci vorrebbe un po' di riscaldamento globale adesso perché qui fa troppo freddo». Sono esattamente quei momenti lì. Guardate questi colori nella zona del Polo Nord.
Vi faccio notare, a fronte di un riscaldamento che prima mi sono dimenticato di dire, nell'ultimo cinquantennio è stato di circa 0,6-0,7 gradi a livello globale, questo rosso intenso è quasi 6 gradi. La zona del polo nord, rispetto alla media che qui è del 51-80, bisogna sempre fare attenzione al trentennio di riferimento, che spesso cambia, perché ogni studio ha il suo riferimento, però nonostante il fatto che sia cambiato, stiamo parlando di 6 gradi in più. 6 gradi è una cifra spaventosa. Dal punto di vista climatico, voi potete fare l'equivalenza di come se uno avesse la febbre. La nostra temperatura interna, adesso lo sappiamo bene, oscilla tra 36 e 37 gradi. Noi sappiamo che se abbiamo 37,5 siamo a rischio Covid, averne 6 in più vorrebbe dire averne 43, praticamente saremmo morti. Nel clima diciamo che non si parla di morte così, però una variazione di 6 gradi è veramente tantissimo, soprattutto in un ecosistema così fragile, ne parleremo, come quello della zona artica. Quindi vedete che la spazializzazione nasconde poi delle sorprese. La media globale è di una variazione che si avvicina al grado rispetto al trentennio di riferimento come aumento, ma localmente possiamo avere degli aumenti molto più marcati. Notiamo che anche la zona del polo sud, e anche su questo ci torneremo, è rossa. Quindi, mentre negli anni 80-90 i negazionisti climatici, quando gli si faceva notare che il polo nord si sta scaldando tanto, dicevano sì, però il polo sud no. Adesso stanno zitti, perché anche il polo sud si sta scaldando. Le anomalie sono abbastanza vistose anche al polo sud. Non raggiungono i 6 gradi, magari raggiungono i 2 gradi, però comunque sono anomalie positive. In Italia? Noi in fondo siamo in Italia, ci interessano le nostre cose. In Italia possiamo ricostruire i dati un po' più lontano, perché abbiamo tante stazioni che hanno fatto misure sin dal 1800, in realtà anche da prima. Torino stessa ha una serie che data dal 1752, quella ricostruita da Mercalli della Società Meteorologica. E qui abbiamo l'andamento sull'Italia ricostruito dal CNR, ISAC, Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, i nostri colleghi, e anche qua si può vedere che l'andamento somiglia a quello della media globale. In fondo l'ultimo cinquantennio lo vediamo bene anche qua, l'incremento. Però guardate i numeri della scala. Adesso siamo qui, quindi siamo oltre più uno su questa anomalia. All'inizio di questo periodo di 50 anni eravamo qua, eravamo un po' sotto zero. Se andiamo a fare la differenza tra i due estremi, troviamo quasi 2 gradi. Quindi se a livello globale parlavamo di un grado di aumento in questo cinquantennio, adesso parliamo di quasi 2 gradi. Cioè l'Italia si è scaldata il doppio rispetto alla media globale. E questa è una cosa sorprendente. Io prima vi ho fatto vedere la zona del Polo Nord come zona in cui c'era stato un grosso riscaldamento, perché quello spiccava naturalmente. In realtà avremmo visto, meno evidentemente, che anche il Mediterraneo è un punto caldo dove le variazioni climatiche si stanno manifestando di più rispetto ad altre zone del mondo. Noi siamo appunto uno di quei punti caldi e quindi abbiamo un aumento che in questi periodi è stato quantificato più sensibile in estate-autunno, più sensibile nella zona centro-sud dell'Italia, e questo ha comportato un aumento di ondate di calore, alcune delle quali sono state molto forti, alcune si sono verificate addirittura prima che voi nasceste. In particolare quella dell'agosto 2003 è stata la più violenta che si sia mai verificata su tutto il territorio europeo, e nel periodo giugno-agosto 2003 sono morte 52.000 persone in più della media. Adesso che siamo abituati a ragionare
in termini di morti per Covid, possiamo anche valutare quanto grandi siano questi numeri di persone decedute solo per colpa dell'ondata di calore che si è verificata in quella famosa estate del 2003. 50.000 persone morte in più rispetto agli anni prima e dopo, solo per colpa del caldo. Quindi ondate di calore che hanno delle conseguenze sulla vita umana. Ci sono state delle ondate di freddo, questo non bisogna nasconderlo, perché non è una novità, anche se potrebbe apparire controintuitivo. Uno dice, ma se la temperatura sta aumentando, perché ho delle ondate di freddo? In realtà è quello che ci aspettiamo che avvenga. C'è maggiore variabilità e quindi possono avvenire delle incursioni fredde più frequenti, che però durano sempre poco. In realtà le ondate di freddo ormai durano qualche giorno, al massimo una settimana. Ci sono state, qui ne ho citate alcune, una molto recente, 2 anni fa, tra febbraio e marzo, che ha mandato in crisi le fioriture di alcune piante da frutto e delle viti, se non ricordo male, ma sono delle ondate di freddo intenso che comunque numericamente sono di meno di quanto non succedeva in precedenza, ma rimangono più intense, più significative, proprio perché sono immerse in un periodo generalmente più caldo, per cui spiccano di più. Come vi dicevo all'inizio, il clima non è solo temperatura, anche se qui oggi parleremo solo di temperatura, più che altro, ma una slide la dedichiamo alle precipitazioni. Questa è la situazione italiana, qui il grafico è espresso in percentuale. Io ho riportato dei valori in millimetri usando il valore medio di precipitazione sull'Italia arrotondato a circa 800 mm, è un valore medio appunto arrotondato, attuale tra l'altro, giusto per farvi capire che quando si dice il 50% più della media vuol dire il 50% più di 800, che vuol dire 400 in più, quindi da 800 va da 1200. Questo è l'andamento in 2 secoli, sembra piatto, sembra che non ci sia trend, in realtà un piccolo trend c'è una diminuzione di circa il 10%, che ripeto è poco. È poco, e poi uno statistico che guardasse questo grafico mi dice c'è troppa variabilità interannuale, cioè tra un anno e l'altro c'è molta variabilità, tenete conto che qui il massimo della curva è praticamente vicino a 1200, il minimo è vicino a 600, praticamente è il doppio 1200 rispetto a 600, e questa è la forte variabilità che c'è tra un anno e l'altro. Tuttavia, 80 mm in meno, che è il 10% di 800, pur non essendo statisticamente significativo, ha degli effetti. Questa è la portata del Po, misurata qua, vicino alla foce, Ponte Lago Scuro, questo è il bacino fluviale del Po, questo è l'andamento delle portate nel tempo, qui vedete ancora di più la variabilità da anno a anno, ci sono degli anni molto umidi, con portate molto grandi, quando ci sono stati gli episodi alluvionali, ci sono anni molto secchi, tuttavia in media vedete che questo 10% in meno sulle precipitazioni italiane lo ritroviamo più o meno nelle diminuzioni di tutti i valori della portata, quella media, quella semipermanente, quella di piena, quella di magra, tutti quanti sono valori in diminuzione. Quindi vuol dire che i fiumi hanno meno acqua, piove di meno e c'è meno acqua nei fiumi, è anche logico. Ma se c'è meno acqua vuol dire che io ho meno risorse idriche a disposizione. Quindi anche se lo statistico mi dice sì, ma questo grafico non dice niente perché non è statisticamente significativo, ok, però io ho meno acqua e se devo piantare e irrigare le piante ho meno acqua a disposizione e quindi faccio più fatica. Quindi il cambiamento climatico alla fine si risente anche nelle risorse idriche. Qui avevo fatto un conto, ma qui vado veloce perché voi siete di Asti, questo l'avevo fatto per un seminario fatto nel torinese, ma comunque visto che abbiamo una stazione nostra sul tetto dell'Istituto di Fisica di cui vi ho accennato prima
e misuriamo da quasi 30 anni, in realtà da 28 anni qualcosa, abbiamo provato a calcolarci i trend delle temperature, trovando dei valori impressionanti, perché per alcuni mesi dell'anno abbiamo trend di oltre 2 gradi sul periodo di circa 30 anni che cui abbiamo fatto le misure, e la media annua è di 1,3 gradi, quindi siamo a 1,3 gradi in 30 anni, e un valore ancora più alto della media nazionale italiana. Quindi la zona del Piemonte in pratica sta vivendo un riscaldamento che è ancora superiore rispetto alla media nazionale italiana, che era già il doppio rispetto alla media globale. Quindi il cambiamento climatico è presente anche da noi. Bene, adesso abbiamo dato un'analisi sufficiente ai dati per ritenerli credibili, e proviamo a parlare di chi è la colpa. Per rispondere possiamo andarci a leggere il rapporto dell'IPCC, quello ultimo che è pubblicato nel 2015, adesso sta per uscire il nuovo, e ci dice che le attività umane sono la causa dominante del riscaldamento osservato dalla seconda metà del XX secolo, quindi praticamente dal 1970 a oggi. Questo non è una novità, perché nell'aprile 1896, sottolineo 800, è stato pubblicato questo articolo a seguito di una conferenza fatta l'anno prima da questo signore, che poi ha vinto il premio Nobel per la chimica, quindi non era proprio un cretino qualunque. E questo signore, che si chiamava Svante August Arrhenius, ha pubblicato questo paper, in cui il titolo, tradotto in italiano, è sull'influenza dell'acido carbonico nell'aria sulla temperatura del suolo. All'epoca, quella che adesso chiamiamo biossido di carbonio, oppure col nome vecchio anidride carbonica, si chiamava acido carbonico, che peraltro è il risultato dello scioglimento del CO2 nell'acqua. Quindi questo articolo era stato un articolo in cui questo signore aveva già teorizzato che l'acido carbonico, cioè CO2 nell'atmosfera, poteva avere degli effetti di incremento della temperatura. Aveva anche fatto delle stime. Lui ha fatto due stime in particolare. Aveva detto che se la concentrazione di CO2 fosse aumentata di 2,5-3 volte, la temperatura avrebbe potuto aumentare di circa 8-9 gradi. Allora, nel 1900, ai suoi tempi, c'erano 300 ppm di CO2. Ppm significa parti per milione. E vi faccio notare, soltanto guardando, per esempio, la zona delle zone artiche, questi colori corrispondono più o meno al meno 1 in questa scala, e adesso abbiamo questi colori che corrispondono a un più 4, quindi abbiamo un incremento di almeno 5 gradi, e adesso la concentrazione non è aumentata di 2,5-3 volte, ma è aumentata, siamo a praticamente 400 qualcosa, 412 ppm. Più 275% vuol dire che dovremmo arrivare a 825 ppm, che è quanto prevedono i modelli più pessimistici per la fine di questo secolo. E per la fine di questo secolo i modelli più pessimistici prevedono un incremento delle temperature di 5-6 gradi a livello globale. Nelle zone artiche probabilmente sarà anche di più, quindi praticamente la stima che aveva fatto Arrhenius è in linea con le previsioni dei modelli globali. Arrhenius aveva anche fatto un altro conto, aveva parlato delle glaciazioni e aveva ipotizzato una diminuzione di temperatura di 4-5 gradi con concentrazioni di CO2 pari al 55-60% di quelle che c'erano alla sua epoca. 60% in meno vuol dire che era a 120 ppm, nella realtà le misure ci dicono che si è scesi a 180 ppm, quindi lui aveva sottostimato
la diminuzione, la variazione di temperatura, e questi grafici li abbiamo presi dall'Antartide, le misure fatte nei ghiacci dell'Antartide intorno agli anni 2000, quindi un secolo dopo le stime di Arrhenius, ci fanno vedere che la variazione di temperatura è stata quasi di 10 gradi. Quindi qui, diciamo, ha un po' sottostimato la diminuzione di CO2 e ha sovrastimato invece la diminuzione di temperatura, però il segno l'ha preso. Quindi, diciamo, Arrhenius aveva ben intuito nel 1896 che CO2 poteva avere dei seri effetti sulla temperatura media del pianeta. È passato un secolo, anzi 120 anni, e non è che, diciamo, a livello scientifico ne sappiamo molto di più, ma non è successo molto. Da allora, qui siamo nel 1900 e qui possiamo vedere quanto sono aumentati i principali gas serra. Qui ci sono il secondo, il terzo e il quarto gas serra. Il primo è il vapore acqueo, che quello è quello che c'è in atmosfera. Abbiamo vapore acqueo, e ce n'è la quantità che deve esserci in accordo con le leggi della fisica. Le leggi della fisica ci dicono che, data una certa temperatura, il quantitativo massimo di vapore acqueo segue la legge di Clausius-Clapeyron e varia esponenzialmente. E quindi adesso noi sappiamo che con una temperatura in aumento il vapore acqueo aumenterà la sua concentrazione inevitabilmente. Quindi sul vapore acqueo non possiamo farci nulla. Su tutti gli altri gas serra qualcosa possiamo farci, nel senso che se smettessimo di emetterne, le concentrazioni non aumenterebbero così tanto. Qui ci sono gli aumenti percentuali, che sono riferiti ai valori numerici, sono molto diverse, ma se io vado a prendere, diciamo, a disporre i dati sul grafico, mettendo come massimo della scala il valore attuale e minimo della scala il valore prima del 1800, vedo che i tre grafici hanno esattamente lo stesso andamento. Quindi negli ultimi 250 anni c'è stato un incremento di gas serra che, a quanto abbiamo visto da tutte le misure fatte nelle prospezioni geologiche o nei carotaggi di ghiaccio sulla superficie terrestre, non ha precedenti. Non c'è mai stato, a quanto ne sappiamo, un periodo precedente con un incremento così rapido nei valori dei gas serra. Adesso vi faccio vedere, proprio parlando di CO2, un filmato, dura circa 2 minuti, e lo potete anche trovare voi su YouTube scrivendo questa parola chiave, Carbon Dioxide Pumpehead 2019. E questo che vedremo è l'andamento con la latitudine dal polo sud al polo nord per varie fasce della CO2 a partire dal 1979 a oggi, e poi andrà all'indietro per proprio collocare le variazioni di CO2 nel tempo. E qui vedete le stagioni, questo è il respiro della Terra, viene chiamato. Notate che abbiamo un aumento nel periodo invernale, quando le piante sono in riposo, e poi un calo nel periodo estivo, quando le piante mettono le foglie e consumano CO2. Se io non avessi un trend di crescita dovuto alle emissioni che aumentano in continuo, questa oscillazione sarebbe costante. In realtà vedete che l'oscillazione si sovrappone al trend di crescita, e quindi io ho che questo respiro aumenta sempre di più nel valore medio. Lo vedo sia nel grafico qui a destra, che rappresenta appunto l'andamento classico, sia nella distribuzione latitudinale. I singoli punti sono le singole stazioni di misura, che sono poi riportate in questo diagramma. Vedete che più il tempo passa e più abbiamo la crescita di questi valori, soprattutto nell'emisfero nord, dove ci sono i maggiori paesi inquinatori, diciamo. E adesso ci stiamo avvicinando
alla media delle 400 ppm superata in questo momento. Nel 2017 abbiamo superato questi valori dei 400 ppm. Adesso il grafico va invece all'indietro, usando i dati di Mauna Loa fino al 1958, perché Mauna Loa è stato il primo osservatorio in cui si sono misurati i valori di CO2. Adesso va ancora all'indietro, invece usando i carotaggi fatti nel ghiaccio, per esempio della Groenlandia, o presi dagli anelli degli alberi, insomma, varie fonti che hanno permesso di ricostruire CO2. Adesso sta ancora andando nell'indietro e prendendo carotaggi fatti nel ghiaccio in Antartide, e qui vediamo le quattro glaciazioni. Notate i valori attuali, notate gli andamenti da Mauna Loa in poi, paragonati con gli andamenti nella glaciazione. Queste sono le quattro glaciazioni. Quindi questo filmato, adesso lo blocco un attimo su questo grafico, queste sono le quattro glaciazioni, il periodo glaciale è quello con i valori più bassi di CO2, gli interglaciali sono quelli con i valori più alti, quindi il precedente, il secondo precedente, il terzo e il quarto. Questo colore più scuro è la calotta di ghiaccio più profonda che è stata presa. E qui ci sono tutti gli enti che hanno contribuito a fornire tutti questi dati, per cui è stato fatto il grafico. Quindi questo vi ha fatto capire come questo andamento è stata una continua emissione di gas serra. Qui è stata visualizzata CO2, ma come abbiamo visto per gli altri gas serra c'è lo stesso andamento che fa crescere continuamente. Questi gas serra cosa fanno? Intrappolano la radiazione infrarossa che è emessa dalla Terra e dall'atmosfera verso lo spazio, e non la fanno uscire, praticamente la fanno riflettere di nuovo verso la superficie terrestre. Se noi non avessimo nessun gas serra, la Terra avrebbe una temperatura media di meno 18 gradi. Nel 1700, con l'effetto serra naturale, ma senza le emissioni antropiche, noi avevamo un aumento di 32 gradi rispetto a questi meno 18, arrivando a più 14. Adesso tutte le emissioni che abbiamo contribuito a fare dalla rivoluzione industriale in poi hanno fatto aumentare questo valore in media globale di un grado. Quindi da meno 18 siamo a più 15. L'effetto serra naturale è positivo. L'effetto serra antropico, anche se sembra piccolissimo rispetto a quello naturale, perché stiamo parlando di un grado rispetto a 32 gradi, quindi è un effetto molto piccolo apparentemente, ma in realtà è un effetto molto piccolo perché a livello globale, come abbiamo visto prima, a livello locale possiamo avere variazioni molto maggiori. Adesso questo magari me lo salto, preferisco farvi vedere questo, perché noi emettiamo CO2 e anche gli altri gas serra. Chi è la causa? E le cause sono queste, le ho sintetizzate in questi 5 punti, che sono praticamente l'ordine in classifica di queste 5 nuvolette. Il primo, produzione di energia. Io sto usando energia elettrica, ma anche energia per autotrazione, per produrre tutto ciò. Noi praticamente emettiamo il 35% delle nostre emissioni di CO2. E fin lì penso che se uno avesse chiesto, senza guardare questo grafico, probabilmente tutti avrebbero detto che la produzione di energia è ai primi posti. Forse non tutti direbbero che l'agricoltura è il secondo produttore di CO2, davanti all'industria. 24% agricoltura, 21% industria. Naturalmente nell'agricoltura è compreso anche tutto il bestiame. Cioè, diciamo che dove leggiamo agricoltura sarebbe da intendersi più che altro cibo per noi. Per cui anche, diciamo, i foraggi per gli animali di cui noi mangiamo la carne rientrano nel comparto agricoltura.
In ogni caso, un quarto delle emissioni sono dovute, diciamo, alla produzione di cibo per noi e per gli animali che costituiscono il nostro cibo. Un quinto è l'industria. Poi il 14% sono i trasporti e il 6%, 6,4% in realtà è l'edilizia, che più che altro vuol dire produzione di cemento, perché lì c'è rilascio di CO2. Quindi queste sono le cinque cause. È interessante anche capire, una volta che la emettiamo, dove va a finire questa CO2? Sta in atmosfera o no? Fortunatamente no, nel senso che solo il 47% viene, diciamo, rimane nell'atmosfera, altrimenti avremo molta più concentrazioni di CO2, molto più alte. Il 53% al momento viene assorbito dalle piante, fotosintesi clorofilliana. Magari non tutti sono esperti di scienze tra di voi. Cosa vuol dire fotosintesi clorofilliana? Vuol dire che le foglie delle piante assorbono radiazione solare e con questa radiazione stimolano la reazione chimica tra acqua e CO2 per produrre praticamente una sorta di zucchero con cui la pianta poi produce le foglie, le radici, il tronco, eccetera, quindi vive. La parte di radiazione solare che viene utilizzata è quella che non corrisponde al colore di cui noi vediamo le piante. Quindi noi vediamo le piante verdi, vuol dire che la fotosintesi non usa la radiazione di colore verde, usa quella più sul rosso e sull'azzurro. E quindi noi vediamo praticamente la radiazione non usata dalla fotosintesi, per cui vediamo le piante verdi. Le piante poi possono morire. Una volta che la pianta muore, rimane del legno che può marcire, può essere digerito da degli organismi che vivono nel suolo, oppure può andare incontro a dei processi geologici molto particolari che possono facilitarne la trasformazione, a seconda del grado di ossigeno presente nel suolo, in combustibili fossili. Questo è avvenuto molto, diciamo, in maniera molto grande all'incirca 300 milioni di anni fa, nel cosiddetto periodo carbonifero, quando si sono formati i principali giacimenti di carbone, petrolio e gas naturale, incluso il metano, che adesso stiamo utilizzando come combustibili fossili. Quindi le piante possono finire così. È ovvio che finché tutto ciò rimane nel suolo non succede nulla, cioè la CO2 utilizzata dalle piante viene poi immagazzinata in questi combustibili fossili. Nel momento in cui io li brucio, reimmetto quella CO2 che era stata usata dalla pianta, che poi è diventata combustibile fossile, nell'atmosfera. Anche se io mi compro un mobile di legno, la CO2 è immagazzinata nel legno. Se poi io dismetto il mobile, lo faccio a pezzi e lo brucio nella stufa, reimmetto CO2 nell'atmosfera e praticamente chiudo il ciclo. Adesso il problema delle emissioni è che stiamo facendolo troppo rapidamente. Ci ha messo 300 milioni di anni di tempo per immagazzinarsi nelle piante e nei sottoprodotti delle piante, e noi stiamo immettendoli in 250 anni, c'è uno squilibrio di tempi. L'altra parte viene assorbita dagli oceani, che assorbono CO2 come tutti i fluidi, e questo lo sapete tutti benissimo, perché probabilmente tutti voi avete a casa una bottiglia di spumante o una bottiglia di birra, o se non vi piace l'alcol almeno la Coca-Cola ce l'avrete, o qualunque altra bevanda gassata. Le bevande gassate sono bevande addizionate di CO2, e sapete anche bene che ne contiene tanto più è freddo. Se il fluido è freddo contiene tanta CO2, tant'è che stappate la bottiglia e non succede quasi nulla. Se il fluido è caldo, vi fate la doccia quando stappate la bottiglia, perché CO2 non riesce a essere contenuto in maniera efficace. Ora, una bottiglia in frigo rispetto a una temperatura ambiente c'ha 20 gradi di differenza.
Noi qui stiamo parlando di cambiamento climatico, quindi un grado di differenza, però comunque il fatto che ci sia un cambiamento climatico vuol dire che gli oceani stanno diventando meno bravi ad assorbire CO2. Quindi questo 53% probabilmente diminuirà man mano che il tempo passa per effetto del riscaldamento. Una volta che l'oceano assorbe CO2, non è che se la tiene lì, ci possono essere degli organismi che si creano i propri gusci utilizzando quell'acido carbonico che è la dissoluzione di CO2 più acqua e costruendosi un guscio fatto di carbonato di calcio. L'acido carbonico è H2O più CO2, se io ci aggiungo il CaO che è l'ossido di calcio faccio un sale che si chiama carbonato di calcio. Il guscio di questi del plancton e di molti esseri che vivono sott'acqua è fatto di carbonato di calcio. Quando l'animale muore, il guscio si deposita sul fondo come sedimento e nel giro di qualche milione di anni diventa roccia, si mescola con la sabbia presente sui fondali dell'oceano e diventa via via più dura, quindi la roccia a quel punto diventa non più decomponibile da processi fisici, a meno che quella roccia non vada a finire dentro la caldera di un vulcano, che allora può innescare delle ulteriori reazioni chimiche e liberare CO2. Se ciò non succede, quella CO2 rimane immagazzinata nella roccia e lì sta. La Terra si è liberata della CO2 in eccesso proprio in questo modo, nel momento in cui sono iniziati a esserci degli organismi presenti negli oceani, degli organismi che hanno diciamo favorito la costruzione di rocce carbonatiche in questa maniera. Adesso anticipiamo, come vi ho detto, devo anche dare un'occhiata che ora è, perché sto andando più lento del previsto, comunque anticipiamo la parte di modellistica, vi parlerò un po' dopo dei modelli, per ora vi dico solo che ci sono dei grossi modelli di clima che girano in tutta una serie di centri, che più o meno sono i centri che abbiamo visto prima, che fanno delle simulazioni con questi modelli e che permettono di proiettare il clima futuro. Di modelli ce ne sono tanti e questo è anche un bene. Ci fidiamo di questi modelli. Dopo vi spiegherò bene come funzionano i modelli di clima, però noi possiamo fare una cosa per vedere se i modelli funzionano bene. Possiamo fare una simulazione e vedere, anziché farlo sul clima futuro, la facciamo sul clima passato. Per esempio, come è visualizzato in questa slide, simuliamo il secolo scorso, dal 1900 in poi, e andiamo a vedere se il modello mi ricostruisce quello che è stato il clima che si è verificato appunto dal 1900 in poi. Ognuna delle linee gialle è un modello. Di modelli, vi ripeto, ce ne sono tantissimi. Come vedete c'è una certa dispersione, non tutti i modelli danno lo stesso risultato, e se io vado a prendere la superiore di tutte queste linee, quella inferiore, in mezzo c'ho 3-4 decimi di grado, qui viene visualizzata sempre l'anomalia di temperatura. Però spesso il segnale è analogo. Qui per esempio vedete che c'è un crollo delle temperature in questa occasione. Dove ci sono queste diminuzioni di temperature nelle linee verticali sono esplosioni vulcaniche. Esplosioni vulcaniche vuol dire immissione di particolato nell'atmosfera, l'atmosfera diventa più opaca, arriva meno radiazione solare al suolo che quindi si raffredda. E quindi ne risente la temperatura dell'atmosfera, che si raffredda anch'essa. Tutte le volte che c'è un'eruzione vulcanica c'è un raffreddamento. L'ultima che ho vissuto, diciamo anch'io in maniera consapevole, è stata quella del Pinatubo, che è avvenuta nel 1991, se ricordo bene, ed è stata abbastanza significativa.
In precedenza, qui partiamo dal 1900, se il modello fosse partito dal 1800, ci sarebbe stata un'eruzione molto significativa nel 1815 che fece sì che all'epoca l'estate successiva fu talmente fredda che quell'anno venne chiamato l'anno senza estate, l'anno del 1815, l'eruzione del vulcano del Monte Tambora, rispetto a cui queste eruzioni sono molto piccole. Allora, cosa vediamo? Vediamo che se prendiamo tutte queste linee gialle e ne facciamo la media, otteniamo la linea rossa. La linea nera invece sono i dati. Allora, il modello non riproduce perfettamente l'andamento dei dati, nel senso che qualche volta, come in questo periodo, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, ci sono delle differenze. Tuttavia, vedete bene che i principali trend sono ben riprodotti. Per esempio, questa stasi dopo la Seconda Guerra Mondiale, il rapido aumento degli ultimi 50 anni, in qualche modo anche l'aumento dell'inizio del 1900, sono comunque previsti dal modello, con qualche deviazione. Per esempio, questo minimo il modello non lo ha visto, qui c'è un altro minimo abbastanza lungo che il modello non ha visto, addirittura ha visto un massimo, mentre invece ultimamente, negli ultimi 50 anni, viene previsto molto meglio. In particolare le eruzioni vulcaniche vengono viste praticamente tutte. Quindi diciamo che da questo uno può dire che il modello sembra funzionare relativamente bene, con una precisione di 0,1-0,2 gradi, e funziona bene il fatto di prendere non un modello solo, ma tanti modelli. Qui ce ne sono praticamente un'ottantina. Ma con i modelli si possono fare anche degli esperimenti. Per esempio, si può fare questo giochino qua. Si può ripetere la stessa simulazione cambiando solo una cosa. Invece di dargli la CO2 misurata in tutto il XX secolo, gli diamo un valore fisso e pari al valore iniziale del 1900. Cioè qui praticamente le linee azzurre sono simulazioni, in realtà ci sono meno modelli, qui ce n'è una ventina rispetto all'ottantina, ma i 20 sono gli stessi di questi altri, e queste 20 simulazioni sono fatte mantenendo CO2 costante. La linea blu scura è la media di nuovo, mentre la linea nera sono gli stessi dati di sinistra. Cosa si vede? Si vede chiaramente che dagli anni, dal 1960 in poi, il modello va per conto suo, addirittura prevede un raffreddamento, probabilmente dovuto a tutte queste eruzioni vulcaniche, queste tre, Agungen, Cicciom e Pinatubo, che insomma hanno portato a un raffreddamento atmosferico che è totalmente in controtendenza con l'andamento dei dati. Questa è una riprova a posteriori del fatto che sono le concentrazioni di gas serra che hanno guidato l'incremento di temperatura dell'ultimo cinquantennio, almeno dell'ultimo cinquantennio. Questa simulazione ne è la certezza. Allora, per proiettare, per fare le previsioni, diciamo, del clima futuro, c'è un problema: non abbiamo i dati, ovviamente siamo nel futuro. In particolare ci servono i dati sulle emissioni di gas serra e non sappiamo quali potrebbero essere. Come si fa? Si utilizzano gli scenari. Gli scenari sono delle ipotesi di andamenti delle emissioni. Qui ci sono visualizzate le principali quattro ipotesi. Si chiamano RCP, i quattro scenari, che vuol dire Regional Concentration Pathways, come scritto qua. E i numeri che sono associati sono quanta radiazione in più produrranno queste emissioni, calcolate proprio nell'unità di misura della radiazione, cioè i watt per metro quadro. Quindi lo scenario più ottimistico, che è quello corrispondente al colore blu, cioè quando le emissioni calano praticamente per tutti i gas serra, produrrà 2,6 watt per metro quadro in più di radiazione. Lo scenario più pessimistico, che è l'8,5, produrrà appunto 8,5 watt per metro quadro in più ed è corrispondente sempre alla linea più alta,
quindi quello con le emissioni che non calano minimamente, anzi continuano a crescere, tranne l'SO2 che è anche un gas serra, anche se non è dei più, diciamo, di quelli più efficaci, ma siccome i prodotti dello zolfo sono molto dannosi per la salute umana, è da tempo che si sta cercando di diminuirne, praticamente dagli anni 80 è già iniziato il trend di diminuzione e si spera che il prima possibile si arrivi ad eliminarli. Ovviamente c'è la parte che prevede di passare poi dalle emissioni alle concentrazioni, perché poi il modello non gli serve sapere le emissioni dei gas serra, ma vuole sapere le concentrazioni. L'input che serve ai modelli di clima sono le concentrazioni di gas serra. E qui c'è il passaggio, anche qui con diciamo dei programmi appositamente sviluppati, e qui ci sono la traduzione in concentrazioni di CO2, per esempio, di tutti i quattro scenari. E questi quattro scenari sono quelli che poi vengono utilizzati usualmente. Lo scenario più ottimista, che spesso viene chiamato lo scenario di mitigazione, vedete che non è che si torna indietro, cioè anche se si riesce ad abbattere le emissioni di CO2, praticamente a farle scendere a zero poco dopo il 2050, questa linea blu che corrisponde allo scenario ottimistico di mitigazione, praticamente a zero la CO2 poco dopo il 2050, e fa diminuire anche gli altri gas serra abbastanza, diciamo, nettamente dopo il 2050, ma a livello di concentrazione di CO2 non è che fa abbassare più di tanto la curva, perché noi stiamo adesso vedendo gli effetti delle emissioni avvenute nei precedenti 250 anni. CO2 ha un tempo di vita molto lungo in atmosfera, il metano di meno, per esempio, anche se poi il metano diventa CO2 quando si degrada, ma CO2 ha un tempo di residenza parecchio lungo, di diversi secoli. Tanto è vero che i modelli prevedono che azzerando le emissioni ci voglia quasi un millennio perché si ritorni ai valori preindustriali. E ovviamente se invece di azzerare le emissioni le si mantiene attive, le concentrazioni tenderanno a aumentare. Se non si fa nulla riguardo alle emissioni, si rischia di arrivare a concentrazioni dell'ordine dei 900 ppm a fine secolo, che è tutto sommato quello che diceva Arrhenius. Se lui diceva, se mai le concentrazioni di CO2 aumentassero di 2,5 o 3 volte, noi potremmo aspettarci incrementi di temperatura. Lui lo faceva quasi come un'ipotesi quasi impossibile, in realtà sarebbe l'ipotesi plausibile nel caso noi non facessimo nulla per controllare le emissioni. Con questi dati i modelli possono girare, possono darci le temperature medie globali. Qui di nuovo vi ho riportato il grafico preso dall'IPCC, in realtà un po' adattato, con tutti i modelli che sono le linee sottili e con le medie dei modelli che sono invece le linee spesse, che corrispondono ai quattro scenari. Questo scenario in cui la media si ferma a 1,5 gradi è lo scenario ottimistico dell'accordo di Parigi. 1,5 gradi, 2 gradi, diciamo il 2 gradi è in mezzo tra questo scenario qui e l'altro. Poi abbiamo gli altri due scenari, quello più pessimistico si arriva a 5 gradi di media di incremento rispetto ai valori preindustriali, che sono praticamente, vedete che qui lo zero è intorno al 1900. 5 gradi di aumento come temperatura media globale. Vi faccio notare che a inizio, quando vi ho fatto vedere la spazializzazione degli attuali incrementi di temperatura, zona polare, a fronte di 1 grado di aumento medio, adesso nella zona del Polo Nord abbiamo 4-5 gradi di aumento locale. Qui abbiamo 5 gradi di aumento medio, pur sapendo che il clima non è
lineare, potete immaginarvi che sarà un aumento molto superiore nelle zone polari. Bene, vi faccio ancora vedere due cose. Sempre a livello di modelli, è interessante, qui c'è il confronto a livello di temperatura tra lo scenario più ottimistico e quello più pessimistico. Qui ci sono gli anni, in realtà le simulazioni partono dal 2000 e i colori rappresentano la scala di temperatura. Vedete che da adesso lo scenario più pessimistico ha un aumento molto più vistoso delle temperature, siamo al 2065. E vedete che nella zona del polo nord compaiono quelle macchie quasi color porpora o viola che corrispondono a variazioni di 9-11 gradi, mentre nelle zone continentali di Europa e Stati Uniti abbiamo 5-6 gradi di incremento. Anche il Mediterraneo è abbastanza caldo, lo vediamo adesso, c'è tutto il globo che gira. Ovviamente nello scenario di mitigazione abbiamo zone molto più moderate. Qui vedete il Mediterraneo con variazioni di temperatura che sono sicuramente dell'ordine dei 4 gradi. Da questa parte siamo sull'ordine del grado. Quindi sicuramente c'è una differenza sostanziale e chi dovesse mai vivere in un mondo del genere non lo invidio sinceramente. Poi notate che c'è molta differenza. Per esempio il Sudafrica si scalda anche parecchio, si scalda già nello scenario di mitigazione più di altre zone, ma ovviamente nello scenario peggiore, nel BAU, cosiddetto business as usual, si scalda molto di più. Da questa parte abbiamo una cosa simile sulle precipitazioni, questa volta la scala qui è in percentuale, si legge poco, me ne rendo conto, comunque lo zero è qui sul colore bianco. Il blu vuol dire aumento di precipitazioni e i colori caldi vuol dire diminuzione. Qui vediamo tutto il Pacifico dove piove nettamente di più. E se andiamo a vedere il nostro Mediterraneo, che arriva tra poco, quello che noteremo è che la colorazione è tendente ai colori caldi. Quindi tutto il bacino del Mediterraneo in realtà sarà soggetto a un calo di precipitazioni generalizzato. Adesso abbiamo già visto che piove di meno soprattutto d'estate ed autunno e probabilmente questa continuerà a essere la tendenza. Pioverà di meno in generale, ma in particolare pioverà di meno nelle stagioni più calde, praticamente dove c'è bisogno di acqua. Questo lo si vede chiaramente almeno a partire dal 2030-2040. Anche questo è lo scenario peggiore, quindi si guarda normalmente sempre lo scenario peggiore perché è quello con le differenze più evidenti, poi ovviamente se non sarà così tanto meglio. E vabbè, abbiamo già visto la spazializzazione, quindi questi magari ve li lascio nella presentazione che vi posso mandare, ma non mi soffermerei perché il tempo vola. Anche su questo in realtà salto. Invece mi soffermo su questo. Prima vi ho parlato dell'Antartide. L'aumento di temperatura sull'Antartide è abbastanza preoccupante. Cerco di spiegarvi perché. Questa è una sezione dell'Antartide, parte occidentale di qua e parte orientale di qua. Terraferma, praticamente cosa c'è sul fondo dell'Antartide? Sopra c'è ghiaccio e neve. E quello che vediamo è che ovviamente quando nevica la neve si accumula soprattutto nella parte centrale e poi siccome il ghiaccio è fluido tende a fluire ai lati a formare queste lingue di ghiaccio che vanno a disporsi sopra gli oceani. Adesso che stiamo vivendo il riscaldamento, queste lingue di ghiaccio in realtà sono attaccate sia da sopra sia da sotto, nel senso che quando fa caldo sia l'atmosfera è calda, sia l'acqua del mare è calda e quindi il ghiaccio soffre. Sta andando troppo veloce rispetto alla mia spiegazione. Però qua tutta la zona dell'Antartide come terraferma è sopra il livello del mare, quindi al limite si fonde soltanto la parte di lingua nell'acqua.
Dalla parte occidentale, gran parte della terraferma è praticamente sott'acqua e quindi tutta la parte dell'Antartide occidentale rischia proprio di sparire il ghiaccio. Ovviamente non avviene in un anno o due, però lo scenario a cui si pensa è che proprio per il fatto che abbiamo una parte del ghiaccio che è sotto il livello del mare, per l'effetto di riscaldamento dovuto sia all'atmosfera da sopra che dal mare da sotto, potrebbe sparire tutta la lingua di ghiaccio. Se sparisce tutta la lingua di ghiaccio, praticamente tutta questa parte qua che si frantuma per il motivo che abbiamo visto, il resto del ghiaccio che è presente sul plateau antartico può fluire molto velocemente, perché non c'è più il tappo prodotto da questa lingua di ghiaccio che praticamente blocca lo scorrimento del fluido glaciale verso il mare. Se questo si frammenta completamente, come vediamo in queste ipotesi, quello che succede è che praticamente tutta la lingua può fluire molto velocemente. Ci sono delle simulazioni al computer che si iniziano a fare adesso a livello globale, che danno risultati molto preoccupanti per il futuro della piattaforma antartica occidentale. Vediamo qualche effetto. Volevo parlarvi ancora di tre cose: gli effetti, volevo parlarvi dell'inquinamento e poi su cosa si può fare. Allora, effetti: innalzamento del livello del mare. L'innalzamento del livello del mare lo si osserva praticamente in tutto il mondo ed è in media di 3 mm all'anno. È prevalentemente costante, ma con una leggera accelerazione nell'ultimo periodo. 3 mm all'anno sembra niente. Se però ci fate caso, una persona della mia età, io sono più che cinquantenne, allora 3 mm all'anno vuol dire 3 cm in 10 anni, vuol dire 15 cm alla mia età. 15 cm sono praticamente uno scalino. Pensate a chi abita in riva al mare. Se il mare si alza di 15 cm vuol dire che in 50 anni ha guadagnato uno scalino. Se quindi lui aveva delle protezioni rispetto a casa sua alte un tot, adesso è come se fossero alte 15 cm in meno. Non è un valore così piccolo. Questo mette a rischio tutta una serie di territori che sono affacciati proprio quasi a livello del mare. Nel mondo vive più di 1 miliardo di persone ad altezze che potrebbero essere in pericolo con questo innalzamento nel prossimo secolo. Poi, il ghiaccio del mare, se fonde, non fa niente, ma il ghiaccio della terraferma, se fonde, fa qualcosa. Qui vediamo 14 anni di andamento dei ghiacci in Groenlandia. Le zone che diventano sempre più rosse rappresentano il quantitativo di ghiaccio perso, trasformato in acqua, e vedete che tutte le zone affacciate alla costa, sia a nord che a sud, ma in particolare a sud, denunciano una perdita di ghiaccio che, trasformato in acqua, equivale a 4 metri. Non è così poco, soprattutto le zone costiere. Tenete anche conto che questo significa che tutti i carotaggi che adesso riesco a fare, nell'ipotesi che il ghiaccio non fonda mai, perché in queste zone fa molto freddo, se il ghiaccio fonde non le posso più fare. Non perché sparisce il ghiaccio, qui ci sono 3 km di ghiaccio, quindi se anche spariscono 4 metri di ghiaccio non è una perdita terribile, però quando il ghiaccio fonde diventa acqua, l'acqua può infiltrarsi nell'altro ghiaccio e può contaminare gli strati più profondi. Se quell'acqua scivola dentro e poi ricongela, io praticamente quando faccio un carotaggio a un certo livello non so se quel livello di ghiaccio è ghiaccio vecchio o è ghiaccio nuovo ricongelato, e quindi praticamente la misura è falsata.
Ovviamente il ghiaccio che fonde dalla Groenlandia finisce nel mare e il livello del mare aumenta per quello. Il ghiaccio di mare non fa aumentare il livello del mare, cioè se fonde questo ghiaccio, il livello del mare rimane lo stesso perché il ghiaccio è già in equilibrio col mare. Però quello che succede è che la superficie del mare, invece che bianca, diventa scura perché l'acqua, come vedete anche qui c'è l'illuminazione del sole, ma l'acqua in genere ha un colore più scuro, quindi assorbe la radiazione. E quindi se il mare non è più coperto dal ghiaccio, assorbe molta più radiazione e si scalda molto di più. E questo è il trend di radiazione e questa è l'estensione dei chilometri. Non è neanche necessario avere più che tante competenze di matematica per immaginare di portare questo asse verticale fino a zero e continuare il trend, e si vede chiaramente che ti arriverà a zero probabilmente prima del 2050. Quindi l'estensione del ghiaccio nella zona del Polo Nord d'estate è previsto che tenda a sparire. Qui abbiamo ottobre, perché praticamente il periodo tra settembre e ottobre è quello con meno ghiaccio nella zona del Polo Nord. Tra gli estremi climatici di cui vi parlo c'è anche questo, qui è un'animazione di quello che è successo praticamente il 2 ottobre, quindi poco più di un mese fa, quando c'è stata la doppia alluvione in Piemonte. E questo momento in particolare è il momento in cui per una dozzina di ore praticamente si sono sviluppate nubi convettive dirette da sud verso nord che hanno colpito prima la parte del Nizzardo e delle Alpi Marittime e poi la parte del nord Piemonte, causando delle precipitazioni inusitate che non erano mai state registrate così intense nel giro di 24 ore in tutta la, diciamo, il record di misure. Questo tipo di fenomeni sta diventando sempre più frequente perché è una normale conseguenza di un'atmosfera più calda che è più energetica. In fisica la temperatura è una misura dell'energia cinetica delle molecole d'aria e quindi temperatura più alta vuol dire molecole più energetiche. Molecole più energetiche e tra l'altro più ricche di vapore acqueo, perché se fa più caldo c'è più vapore acqueo. Più vapore acqueo vuol dire più piogge, più energia, come un sistema meteorologico trasforma l'energia? La trasforma in vento, quindi vuol dire fenomeni più energetici, venti più intensi, precipitazioni più intense. In una parola, fenomeni più intensi. Un altro aspetto, questo è 2 mesi fa, più o meno intorno al 20 di settembre, una fotografia dell'Oceano Atlantico, incluso il Mediterraneo, ci faceva vedere addirittura 6 sistemi tropicali presenti contemporaneamente, Sally, Paulette, Teddy, Wiki, René, e questo che ha avuto addirittura 3 nomi, prima l'hanno chiamato Cassilda, poi l'hanno chiamato Janos, poi l'hanno chiamato Udine. E comunque è stato il sistema mediterraneo, un sistema molto particolare, un fenomeno che diciamo desta più curiosità che altro, anche se poi nel Peloponneso, dove è andato a finire, ha creato qualche danno. Questa è la stagione degli uragani che si sono sviluppati in tutto il mondo in quest'anno. Per quanto riguarda gli uragani atlantici, sta sfiorando il record e per la prima volta quest'anno, per la seconda volta, chiedo scusa, quest'anno, la prima volta era stato nel 2005, gli uragani atlantici che normalmente sono chiamati dando un nome corrispondente alla lettera dell'alfabeto, il primo è stato Arthur, che lo vedete qua, il secondo Berta, quindi A come Arthur, B come Berta e così via, C come Cristobal. Tutte le lettere dell'alfabeto, ma sono finite. L'ultimo è stato praticamente Teddy, questo Teddy qua. Poi dalla U in poi non ci sono più lettere, non ci sono più nomi corrispondenti alle lettere dell'alfabeto,
e quindi hanno cominciato a usare le lettere dell'alfabeto greco: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, e l'ultimo che ha creato 200 morti tra il Nicaragua e le altre zone dell'America centrale è stato eta. Eta non si era mai arrivati fino alla lettera eta dell'alfabeto greco in precedenza. Nel 2005 si era arrivati fino a zeta, che in greco non è l'ultima lettera dell'alfabeto. Quest'anno si è arrivati a eta, c'è ancora spazio per vedere se riusciamo a catalogare anche teta, iota, eccetera, eccetera. Gli altri colori corrispondono ad altre zone del mondo, il Pacifico, l'Oceano Indiano e così via. E questo è il nostro uragano mediterraneo, che è iniziato a svilupparsi tra Libia e Sicilia e poi è andato a colpire il Peloponneso. Sono uragani più deboli, quelli del Mediterraneo, ma questo è stato praticamente il più longevo di tutti quest'anno, perché dopo aver colpito il Peloponneso in realtà è rimasto vivo, anche se molto indebolito, e poi è andato giù verso l'Egitto, e quindi è durato praticamente 4 giorni complessivamente, che è un periodo lunghissimo per un uragano mediterraneo. In montagna, che cosa sono gli effetti sulle montagne? Sicuramente perdita di biodiversità. Secondo molti, le perdite di biodiversità, quindi di animali, di specie che spariscono, sono a livello percentuale maggiore rispetto alle grandi 5 estinzioni di massa che ci hanno preceduto. E poi ci sono anche tutti degli altri fattori che sono specifici delle montagne, che sono ricoperte da neve e ghiaccio, c'è il permafrost nel sottosuolo, c'è una copertura nevosa stagionale, e quindi ci sono degli ecosistemi ben specifici, e tra l'altro racchiusi in poco spazio, perché le montagne hanno una rapida variazione lungo la verticale, quindi gli ecosistemi sono anche molto piccoli, e alcune specie sono molto localizzate, per cui se ci sono cambiamenti del clima faticano a spostarsi. Qui c'è un esempio di una foto presa dai colleghi della società meteorologica, il ghiacciaio Predebar sul Monte Bianco, alla fine di due secoli fa, nel 2005 e nel 2015. La cosa interessante è vedere che nel giro di 10 anni si hanno variazioni che tutto sommato sono dello stesso ordine di grandezza rispetto a quella che prima era avvenuta in un secolo. Cioè abbiamo avuto questa lingua praticamente scomparsa e ridotta a questa robina qua, però comunque sempre al di sotto di questa gola, e poi praticamente è sparita tutta la lingua completa nel giro di soli 10 anni. Qui c'ho delle foto mie, non è che siano particolarmente belle, e sono anche a colorazioni diverse, perché le due in alto sono con la pellicola e le due in basso digitali, ma è quello che ho voluto mettere è che le ho fatte entrambe io, cioè tutte e quattro. Negli anni 2000 le due in alto e nel 2015 le due in basso, e anche qui vediamo che ci sono delle variazioni che io posso vedere nell'arco della stessa mia vita. Cioè qui, per vedere le variazioni, non è necessario andare a prendere la cartolina che trovo nelle tabaccherie dei paesini di montagna e poi andare a prendere la stessa inquadratura e fare la foto. Basta fare due foto a 10-15 anni di distanza l'una dall'altra e si vedono già delle variazioni enormi. Quindi stanno accelerando queste variazioni, questo è il significato di queste foto. Un'altra cosa che vi voglio dire: gli ecosistemi di montagna si spostano verso l'alto. Si spostano verso l'alto perché noi vediamo qui, per esempio, che clima passato, qui c'erano certe piante, qui delle altre, qui ci sono soltanto erbe, e qui ci sono muschi, licheni, eccetera. Tutto si sposta verso l'alto. Ma qual è il problema? Se io prendo per esempio questo settore, che l'ho rappresentato con questo profilo, e lo sposto verso l'alto, vedete che non ci sta, è più largo, nel senso che il nuovo posto è più stretto, quindi ci stanno comunque meno piante e meno animali,
ammesso che io, pianto animale, riesco a muovermi così in fretta, perché qui stiamo parlando di variazione, cioè a livello globale un grado di temperatura di aumento, se io lo proietto sulla verticale, cosa vuol dire? Vuol dire un 150 metri di aumento, devo andare più in alto di 150 metri, e sto parlando del trend globale. Sull'Italia i gradi sono 2, devo salire di 300 metri. Negli ultimi 50 anni piante animali si sono dovuti muovere salendo di circa 300 metri in alto. Non tutti ce la fanno, le piante non è che non hanno i piedi. Per muoversi devono solo sperare che i semi germoglino abbastanza in fretta da produrre nuove piante che sopravvivano a eventuali ondate di freddo e riescano a produrre piante produttive che possano spargere altri semi ancora più in alto. Senza contare che poi a volte non è che sia così semplice per una pianta germogliare dove c'è un terreno lasciato libero dai ghiacci dove non c'è praticamente nulla di organico. Stessa cosa per gli animali che se non trovano le piante non hanno nulla da mangiare. Quindi la riduzione degli habitat può essere anche più grossa di quello che non dice semplicemente la geometria. In compenso abbiamo delle specie invasive che in zone più calde con climi diversi possono prendere possesso. Specie invasive portate dagli esseri umani oppure che si sono spostate semplicemente da sole perché hanno trovato un ambiente più favorevole, e a volte sono specie invasive tipo le zecche, tipo la xylella o tipo le zanzare che possono anche portare malattie fastidiose, diciamo. Vi faccio vedere ancora un discorso sulla produttività, salto qualche slide. Questo, visto che è una ricerca che ho fatto io, ci tengo a farvela vedere. Abbiamo studiato le zone vitivinicole piemontesi, abbiamo fatto specialmente lo studio sulle langhe e sui nebbioli, a cui si riferiscono questi grafici, ma abbiamo analizzato in realtà anche zone del Monferrato, quindi delle vostre parti. Quello che abbiamo visto analizzando 60 anni di dati con un modello di crescita, cioè un modello che simula la crescita della vite, e utilizzando dati, diciamo, output da modelli, perché misure in vigneto per 60 anni non se ne trovano, abbiamo visto che comunque si vede che in 60 anni c'è stata una crescita del contenuto zuccherino degli acini d'uva abbastanza consistente. 7 gradi Brix in zucchero vuol dire circa 1-2 gradi in più di alcol, quindi una variazione molto particolare, e a livello di fioritura e di maturazione c'è stato un anticipo rispettivamente di 2 settimane o di 1 mese e mezzo, sulla maturazione addirittura 1 mese e mezzo, specialmente nell'ultimo periodo. Prima abbiamo avuto un primo trentennio in cui tutti i valori sono più o meno costanti con grandi variabilità da anno a anno. Invece dopo il 1980 c'è il trend notevole praticamente su tutte le variabili. Quindi questo in linea con quello che abbiamo visto prima, gli andamenti. Dal 1970-75 ci sono le variazioni più significative e le ritroviamo anche qua, con conseguenze sulla produttività delle piante, sulla qualità per esempio dell'uva e sugli anticipi delle fasi fenologiche. Noi abbiamo studiato la vite, ovviamente tutte le piante produttive hanno degli andamenti analoghi. La vite tra l'altro è una pianta che soffre meno di altre la disponibilità idrica, perché è una pianta che tutto sommato si aggiusta bene da sola, e in Piemonte, salvo il caso terribile del 2003 e qualche problema c'è stato anche nel luglio del 2017, tutto sommato negli altri anni non ci sono mai state problematiche di crisi idrica, ma altre piante invece hanno di questi problemi, e quindi a queste variazioni che sono comuni con altre piante ci possono essere anche quelle dovute alla disponibilità idrica. Inquinamento atmosferico, e poi arriviamo al che fare. Inizio con dirvi questo, parliamo di particolato. Quando è
che è presente il particolato. Normalmente nei mesi freddi, diciamo che da maggio a agosto non ci sono mai giorni in cui c'è troppo particolato, mentre invece nei mesi freddi, in particolare ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, ci sono giornate con particolato sopra le soglie. In particolare nelle classifiche delle città italiane, guardando i giorni di superamento, per esempio questo nel 2018, la prima città italiana è Torino, siamo al primo posto. Peccato che questa non sia la classifica di Serie A di calcio, ma sia la classifica di particelle che hanno effetti negativi sulla salute. Nelle ore del giorno le emissioni del particolato sono concentrate nella mattinata e nel tardo pomeriggio serata. Guardando PM10 e PM2.5 si può anche vedere la sorgente. Per esempio il PM2.5 ha il picco anticipato rispetto al PM10 perché le emissioni sono principalmente dagli autoveicoli, invece il PM10 le emissioni sono principalmente dagli impianti di riscaldamento. In mattinata più o meno il picco è analogo, perché tutto sommato gli impianti di riscaldamento funzionano di prima mattina, ma di prima mattina c'è anche il traffico. Quindi questo è il motivo della coincidenza in mattinata, ma della differenza nel tardo pomeriggio tra questo tipo di particolato. Vi ricordo che le soglie sono le dimensioni in micron dei grani. I PM2.5 sono quelle più sottili, che dicono anche più dannose perché riescono a entrare di più nei polmoni. Chi produce il particolato? Sostanzialmente qui c'è un'analisi fatta dall'ARPA Emilia Romagna che io ho sintetizzato in questa tabellina qua: veicoli un terzo, riscaldamento un quinto, agricoltura un quinto e poi l'industria. Ovviamente dipende molto dalle condizioni meteorologiche. Qui c'è la pianura padana in un giorno senza vento, con quindi i picchi in Lombardia e neanche purtroppo nel Piemonte, e qui c'è la stessa pianura padana 4 giorni dopo, quando c'è stato Fen, e vedete che i picchi sono spariti, ci sono valori molto più ridotti anche nelle zone di grande emissione, grazie al rimescolamento del vento. Ciò nonostante ci sono delle condizioni che favoriscono il ristagno degli inquinanti, e qui veniamo all'influenza del clima. Quando c'è alta pressione, tipo una situazione di questo tipo, qui abbiamo una campana di alta pressione, si forma uno strato di inversione termica più o meno a una quota tra 100 e 200 metri. Più fa freddo e più basso è questo strato di inversione. A volte d'inverno è proprio sopra la città. Uno strato di inversione così praticamente impedisce il rimescolamento dell'aria soprastante con l'aria della città, e quindi al limite c'è solo la brezza che può spostarla orizzontalmente, ma di poco. Si forma quello che vedete in questa immagine qui sotto, si forma questo strato, qui c'è sia la foschia, ci sono anche goccioline di acqua qui dentro, ma c'è anche lo smog, questo è smog per esempio. E rimane tutto intrappolato qui. Vedete che spuntano soltanto gli edifici più alti, la sommità della Mole, qualcuno dei nuovi grattacieli e ovviamente le colline più alte. Questo quindi può essere proprio lo spessore di questo strato in cui rimane intrappolata quest'area inquinata con tutti gli inquinanti, il particolato, eccetera, può essere di 100-200 metri. Se le condizioni di alta pressione persistono per più giorni, noi abbiamo la continua emissione degli inquinanti in questo strato che rimangono sempre lì, per cui la condizione si aggrava di giorno in giorno. Perché c'entra il clima? Perché nel nostro clima c'è una ridistribuzione di correnti che prevede una zona di alte pressioni che normalmente è collocata intorno ai 30 gradi nord. Nell'inverno in realtà sale un po' verso nord e quindi arriva a toccare il bacino del Mediterraneo. Il bacino del Mediterraneo, abbiamo detto che risente più di altre zone dell'effetto climatico, è una zona di transizione tra appunto le correnti subtropicali e quelle occidentali delle medie latitudini, e noi abbiamo fatto un'analisi, abbiamo semplicemente calcolato
Nel trentennio 1990-2019, rispetto al trentennio 61-90, i valori della pressione. I più esperti di voi vedranno che qui non c'è scritto pressione, ma c'è scritto altezza di geopotenziale a 500 millibar, che comunque è una grandezza che è paragonabile alla pressione. La cosa importante di vedere è che proprio sopra di noi, sull'Europa occidentale, c'è un aumento. Quindi è come se in questa zona si sia irrobustito l'anticiclone. Se in tutto l'inverno si è irrobustito l'anticiclone, che cosa significa? Significa che mediamente nel trentennio ci sono più situazioni di alta pressione, oppure ci sono situazioni di alta pressione più intense, oppure tutte e due le cose, ed è quello che è successo. Noi praticamente in questo trentennio stiamo sperimentando più situazioni anticicloniche e qualche volta situazioni più intense, quindi con alte pressioni più robuste, e quindi abbiamo più spesso dei fenomeni di questo tipo, come si vede nelle due immagini sotto, per cui praticamente aumenta il numero di giorni in cui è possibile che si manifesti una situazione di inquinamento molto alta. Quindi questo è il legame tra clima e inquinamento. Il cambiamento climatico sta rendendo più probabile che si verifichino situazioni ad alto inquinamento nelle nostre città. Però abbiamo un vantaggio. Il vantaggio è che praticamente siamo come al supermercato, quando c'è scritto prendi due, paghi uno. Nel senso che il problema dell'inquinamento qual è? E che bruciamo troppi combustibili fossili, da cui derivano gli inquinanti. E il problema del cambiamento climatico qual è? Che bruciamo troppi combustibili fossili, da cui deriva l'effetto serra. Quindi se bruciamo meno combustibili fossili, ne guadagniamo sia per l'inquinamento urbano e suburbano, sia per quanto riguarda il cambiamento climatico. Quindi la soluzione è la stessa, e questa è una cosa abbastanza positiva. Adesso tutta la parte modellistica, io mi rendo conto che ho parlato troppo, quindi magari ve la lascio da guardare se avete voglia, ma preferirei chiudere, anche perché si è fatto una certa ora e non vorrei approfittare del vostro tempo con un breve discorso su cosa possiamo fare. Voi siete molto giovani, avete tutta la vostra vita davanti, avete l'entusiasmo che ha contagiato anche noi che siamo un po' più vecchietti negli ultimi anni, soprattutto prima del Covid. Dopo il Covid purtroppo c'è stata anche questa emergenza che ha dato problemi, e comunque voi sapete che c'è l'accordo di Parigi in vigore, l'accordo che si chiama, diciamo, la conferenza si chiama la COP21, in cui è stato preso questo accordo di Parigi. Nell'accordo di Parigi l'obiettivo principe è di mantenere le variazioni di temperatura entro i 2 gradi media globale di aumento rispetto ai valori preindustriali, ma se possibile tentare di limitarlo a 1,5 gradi. Io personalmente ritengo praticamente impossibile mantenerci sopra 1,5 gradi. Credo che i 2 gradi siano, diciamo, l'obiettivo a cui si dovrebbe tendere, perché per rimanere a 1,5 gradi praticamente bisognerebbe iniziare a fare, diciamo, a prendere dei provvedimenti, ma da subito proprio. E ve lo faccio vedere subito dopo perché. Cosa significa rimanere entro i 2 gradi? Significa, scusate, 1,5 gradi. Significa mantenere i valori di CO2 entro le concentrazioni di CO2, non le emissioni. Quindi far rimanere le concentrazioni di CO2 entro i 450 ppm. Cioè in questo secolo non dobbiamo superare i 450 ppm. Qui c'è una ricetta, quella che è stata, diciamo, concepita nell'accordo di Parigi. Bisogna ridurre le emissioni globali di questo quantitativo entro il 2050, bisogna raggiungere le 0 emissioni nel 2100, come nel grafico che vi avevo fatto vedere in precedenza per quanto riguarda
diciamo, lo scenario più ottimistico. E questa è la riflessione che facevo. Qui ci sono gli ultimi anni di variazioni di CO2 misurate a Mauna Loa, che è abbastanza rappresentativo del valore del mondo. I valori rossi sono le medie mensili e questo in nero, diciamo, è la media, tenendo conto dei vari mesi. Adesso siamo a 414 ppm, o meglio, lo eravamo tra giugno e luglio. Il rate di aumento che si vede qui di questa retta è 2,6 ppm all'anno. Se dobbiamo fermarci a 4,50 e non superare questo valore, basta fare il conticino e ci rimangono 14 anni. Questo è il tempo che ci rimane. Se superiamo questo tempo, inevitabilmente superiamo anche i 450 ppm. Tenete anche conto che, come abbiamo visto prima, non è che se io spengo le emissioni, se le azzerassi da oggi a domani, le concentrazioni rimangono stabili da quel momento lì in poi. Il sistema è lento, c'è una sua inerzia. Gli oceani hanno assorbito un sacco. Se io improvvisamente smetto di emettere in atmosfera, gli oceani cominciano a restituire un po' di quello che hanno assorbito prima. Quindi il sistema deve mettersi in equilibrio e ci vuole del tempo. Per cui, secondo me, è difficilissimo che riusciamo in questi 14 anni a mantenere le 450 ppm, per cui sono un po' pessimista sull'obiettivo del grado e mezzo. Tuttavia non bisogna desistere, sicuramente. Mitigazione e adattamento. Mitigazione significa, appunto, ridurre le emissioni. Ridurre le emissioni significa fare in modo che le concentrazioni rimangano basse, magari non sotto i 450, ma poco oltre. Tenete conto che i 450 ppm non sono una soglia di autodistruzione. Non è che se andiamo a 451 il pianeta esplode da solo. Semplicemente, più le concentrazioni aumentano, più le temperature aumentano e più i problemi ambientali aumentano. Ma a quanto si sa adesso, non c'è un effetto tipping point. Almeno non lo conosciamo, potrebbe anche esserci, però al momento non c'è da supporre che una piccola variazione possa generare degli effetti a catena chissà cosa. Tuttavia bisogna mitigare il più possibile per evitare che queste dannate concentrazioni continuino a crescere nel tempo. Prima si agisce, meglio è. Mitigazione vuol dire, appunto, ridurre le emissioni. Per ridurre le emissioni bisogna modificare i nostri stili di vita, ridurre i consumi energetici, ridurre l'utilizzo di combustibili fossili per la mobilità, i rifiuti, eccetera. Tante cose le stiamo già facendo, non tutti. Bisogna modificare le abitudini alimentari. Per esempio, io non sono vegetariano, ma il consumo di carne nel mondo è eccessivo, soprattutto in certe nazioni che fanno un uso eccessivo di carne e ne hanno tutti gli effetti negativi che derivano da questo. Per cui sicuramente una riduzione del consumo di carne, soprattutto bovina, visto che è quella che dà più origine alle emissioni, sarebbe benvenuto. Poi bisogna adattarsi. L'adattamento vuol dire tenere conto che comunque il clima sta già cambiando e cambierà. Anche se io azzerassi le emissioni da domani, non lo posso fare, ma se anche lo facessi, il clima comunque cambierà. Abbiamo già messo in moto, con tutte le emissioni precedenti, dei cambiamenti che continueranno ad avvenire. Saranno più limitati, d'accordo, ma ci saranno i cambiamenti. Non è che se azzeriamo le emissioni tra 5 anni avremo di nuovo gli inverni freddi che c'erano nel 1800, questo scordiamocelo. Ci saranno dei cambiamenti climatici che, se riusciamo a fare una buona mitigazione, saranno meno estremi, ma comunque il clima è già cambiato. Gli eventi come quelli del 2 ottobre ci saranno ancora, e le estate calde con ondate di calore ci saranno ancora. Adattarsi vuol dire fare in modo che questi effetti non producano danni,
alle persone in primis, ma anche alle infrastrutture, perché ricostruire le infrastrutture costa. E quindi bisogna fare in modo, per esempio, nell'agricoltura, usare le risorse idriche che saranno più scarse in modo più efficiente, eventualmente anche cambiando le coltivazioni dove gli studi potrebbero dire che certe coltivazioni diventa più difficile portarle avanti. Nell'edilizia, per esempio, tener conto del fatto che tutti gli edifici d'inverno vanno riscaldati ed estate vanno rinfrescati. E adesso ci sono delle agevolazioni edilizie, speriamo che continuino e diventino ancora di più, in maniera tale che serva meno energia per scaldare d'inverno e serva meno energia per rinfrescare d'estate. Questo è adattamento. Vuol dire anche che dove ci sono dei corsi d'acqua che hanno negli anni passati mostrato facilità a esondare, bisogna tenerne conto, al limite anche prevedendo una ristrutturazione architettonica non solo mediante argini, ma a volte mediante addirittura ricostruzione completa, che tanto avrebbe comunque se poi ci fosse un'esondazione. Tutta la zona, per esempio, dove ci sono state tutte le zone alluvionate, sono zone che andranno ricostruite. Allora, per ricostruire, uno magari prova a anticipare l'alluvione e ricostruire prima da un'altra parte, costa sicuramente di meno e probabilmente meno danni. Insomma, ci sono tanti lavori da fare, alcuni sono molto al di fuori delle mie competenze, però è, diciamo, la direzione in cui dovremmo muoverci. Concludo praticamente facendovi vedere questo, sono l'elenco delle conferenze che ci sono state a partire dalla conferenza zero di Rio nel 1990 fino a quella dell'anno scorso che si doveva tenere in Cile, poi si è tenuta a Madrid per la rinuncia del Cile. Quest'anno per la prima volta da 25 conferenze a questa parte, causa Covid, non ci sarà la conferenza, la COP26, che si farà l'anno prossimo, sperando che il coronavirus si sia attenuato un po', e sono passati tanti anni, come vedete, dal 1990 sono 30 anni quest'anno. Nel 1990 una 14enne aveva parlato all'Assemblea Generale, allora non c'era Facebook e i social network, quindi si era vista la sua faccia in TV per qualche giorno durante la conferenza e poi è sparita nel dimenticatoio. È ancora un attivista questa signora, adesso ha una quarantina d'anni, e più recentemente in Polonia c'è stata Greta. Tra le due sono passate 24 conferenze, ci sono stati tanti dibattiti, soltanto in queste ultime conferenze i politici hanno cominciato a partecipare, prima erano solo scientifiche le conferenze, tante parole, tanti rapporti scritti e probabilmente messi nel cassetto e non letti da nessuno. E il tempo passa, CO2 era in questo momento poco sopra i 350 ppm, dopo tante parole ha superato i 400, si continua a parlare. La speranza è che nelle prossime COP si cominci a fare qualcosa, non solo a parlare. Parigi è stato un primo passo importante, ma serve qualcos'altro, in modo tale che tra 30 anni non siamo di nuovo lì a commentare un grafico simile, a dire si è continuato a parlare e CO2 è salita a 460 ppm, perché sarebbe triste, soprattutto per le generazioni come le vostre, che si affacciano a un mondo nuovo che potrebbe essere più difficile da vivere. E tenete anche conto che più si parla e più il tempo passa e poi più le azioni devono essere rapide, e quindi vedete che più il tempo passa più l'azione deve essere energica. Azione energica vuol dire che costa di più e quindi diventa più difficile anche farla accettare all'opinione pubblica, anche se poi c'è molto allarmismo su questo aspetto. Ma io non sono un economista e non mi voglio addentrare, probabilmente qualcuna delle conferenze che seguiranno la mia parlerà anche di questo aspetto. Qui c'è qualcosa che si può fare a livello individuale, come vedete in questo grafico c'è ancora la lampadina all'inizio. Ormai questo l'abbiamo già fatto tutti, credo che in nessuna casa ci siano ancora lampade
con diciamo di quelle vecchie, di quelle con i filamenti a tungsteno. Ormai tutti hanno cambiato le lampadine, questo è già un primo passo, ma questa è un'azione a basso impatto. Quelle che servono adesso sono azioni a impatto moderato e soprattutto forte. Le azioni a impatto forte, come vedete, al primo posto, e questo è un altro argomento tabù, che io vi cito e non voglio discutere più di tanto, perché non è la mia tematica, ma se la popolazione cresce meno rapidamente, ci sono meno esseri umani da sfamare e da sostenere energeticamente, e quindi le emissioni per forza diminuiscono, perché bisogna fornire energia e cibo a meno persone. Naturalmente vuol dire una trasformazione della società, lì si innescano tutta una serie di discorsi, ma è innegabile che meno siamo e meno fabbisogno energetico di cibo ci sia. Uso il meno possibile di tutti i veicoli che usano combustibili fossili, sicuramente è, diciamo, una cosa che potrebbe favorire una diminuzione delle emissioni. Notate che qui c'è scritto car free, non c'è scritto electric car. Electric car è sicuramente positivo, nel senso che è un'automobile che emette meno sostanze inquinanti, ma tenete conto che per costruire un'automobile elettrica o a benzina o a gasolio comunque serve CO2, e poi una volta che uno ha finito di usarla bisogna smaltirla, e anche per questo serve CO2. Quindi la macchina elettrica non è a emissioni zero, neanche se la carico con energia presa dai pannelli fotovoltaici. Sicuramente inquina meno di una macchina benzina o gasolio, però inquina lo stesso. Quindi andare a piedi o in bici o con dei mezzi che inquinino meno sicuramente è positivo da questo punto di vista, e così via. Adesso non voglio addentrarmi in maggiori discorsi, io terminerei qui, credo di aver già sforato alla grande il tempo che mi avevate promesso. Ma se mi avete ancora seguito e siete ancora vivi dopo tutto questo tempo, sono contento, insomma. Adesso interrompo la presentazione. Chi ha il microfono? Vi ringrazio comunque di essere rimasti così numerosi per tutto questo tempo. E se qualcuno ha ancora la forza di fare domande, cerco di rispondere.